Ciao a tutti ragazzi, è un po' che non faccio recensioni in italiano perché per fortuna sono diventato ambassador di alcune ditte straniere, per cui mi è capitato di dover fare recensioni in inglese, tra l'altro un inglese abbastanza maccheronico, lo ammetto, per cui finalmente sono tornato sul mio canale con una recensione in italiano e oggi vi voglio parlare di questo affarino qui, di questo splendido affarino qui, una Steadicam leggera in carbonio della Nuver. Nive, non lo so, scritto così. Boh, è bella, veramente molto bella. Così bella che basta aspettare, ve ne parlo. Sigla. Si tratta di una Steadicam molto leggera, è in carbonio, come ho già detto, il corpo è in carbonio, ha la base in alluminio con questi pesi qui da circa un chilo totale, 800-900 grammi, ora non so preciso, anzi vi dico sono 2 da 210 grammi e 4 da 100, quindi sì, saranno 800-820 grammi di peso. Dovrebbe tenere fino a 3 kg di camera, ben stabilizzata. Non lo so perché io ci monto una GH4 con un 14 mm Samyang e mi trovo perfetto, quindi non penso di superare il chilo e mezzo, il chilo e due, per cui va benissimo per questo tipo di camere, comunque leggere va più che bene. Questo non è un video in cui io spiegherò come tarare una Steadicam, come usarla o quant'altro, perché ne è veramente pieno il web di queste cose, per cui vi parlo velocemente di questo nuovo giocattolo. Non fatevi ingannare da questi due pomellini qui blu che ricordano la Steadicam signature di David Supertramp, ma non è assolutamente così, non c'entrano veramente niente, sono semplicemente dei bulloni che allentano il plate, quindi non c'è micro regolazione, te la devi fare ad occhio come in qualsiasi altra Steadicam economica. L'ho pagata circa 70 euro però, quindi non mi aspetto il miracolo, ecco. Però, dico la verità, è abbastanza fluida, è abbastanza facile. Sul suo plate originale ho montato una testa a sgancio rapido manfrotto, la stessa che monto su cavalletto, slider, spallaccio e tutto quanto, in modo tale che posso facilmente, no, switchare da uno strumento ad un altro senza andare ogni volta ad avvitare, svitare, perdere ore e ore e ore, che già sono grasso e sudo, se ci metto pure il caldo e la fatica per avvitare e svitare a crocchi dalle mie fotocamere, divento pazzo. Quindi, no. Questa è la Steadicam. Che vi devo dire? Micro regolazioni niente, semplicemente sì, le solite regolazioni sinistra-destra, in altezza. Io ora non la muovo perché l'ho già tarata e mi secco rifarlo. Compratevela, è veramente molto bella. Vi lascio qualche piccola immagine girata con la mia bella estetica. Bella, vero? Bella, mia, non vostra, mia. Compratevela. E mi alzo pure gli occhiali. Se questa recensione vi è piaciuta, non so intanto perché vi è piaciuta, però se vi è piaciuta, lasciatemi un commento, fatemi delle domande, magari più tecniche. Ora io ho cazzeggiato, ma non era un video tecnico, era soltanto un video di presentazione di questo bellissimo oggetto. Lasciatemi un commento, scrivetemi comunque nel box dei commenti qui sotto. Vi lascio anche il link per acquistarlo da Amazon. E niente, grazie, ciao, alla prossima.